What a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su God of War Ragnarok. Vi ricordo ragazzi, il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like ragazzi. So che ce la possiamo fare e ne chiedo veramente pochissime, per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori. Dopo che la volta scorsa alla fine Atreus è riuscito ragazzi ad arrivare nel regno di Asgard, è riuscito quindi a scalare il muro e abbiamo conosciuto Heimdall, un dio che è risultato essere parecchio fastidioso e tra l'altro capace di leggere la mente delle altre persone, quindi ha capito quale fosse l'intento della visita di Atreus, ma alla fine ragazzi ha cercato di darceli di brutto, però Thor lo ha fermato ed è stato fermato successivamente anche dallo stesso Odino, quindi è stato mandato via e Atreus è quindi rimasto in compagnia appunto del padre di tutti. Assieme a lui abbiamo fatto qualche giro, lui è stato particolarmente gentile, ci ha offerto una camera, ci ha offerto dei vestiti e alla fine ragazzi ci ha fatto vedere che sta cercando di scoprire cosa sia quello che si cela dietro uno spiraglio, una sorta di spiraglio di luce all'interno del quale però non è consigliabile guardare. Infatti lui ci ha perso un occhio per questo e aveva a sua disposizione una parte di una maschera, però lui non era capace di leggere quello che c'era scritto sopra, quindi ha avuto bisogno dell'aiuto di Atreus per decifrare quella lingua e alla fine ci ha mandato in missione, chiamiamola così, per cercare il resto della maschera. Siamo partiti in missione assieme allo stesso Thor, un qualcosa di veramente ragazzi inaspettatissimo, e quindi adesso non ci resta che continuare questa nostra missione. E quindi eccoci qua ragazzi, l'ultima volta ci eravamo appunto salutati qui, quindi non perdiamo più tempo, continuiamo ad avanzare e vediamo no, un po'. Stavo pensando... È un problema tuo. Di nuovo. Wow. Le sfide sono oltre quel di lui. Non pensi che potresti affrontarle con lui? Prima affrontiamo lui. Ovviamente sì, sono d'accordo. Tra l'altro... Thor, provale! Che hai da perdere? Sì, così. Voi provateci. Sei stanco? Abbiamo... Ma figurati. Abbiamo avuto in dono da Odino questa spada magica che ci dà una mano negli scontri. Vediamo di farli fuori tutti. Oddio, ok. Questo grosso potrebbe essere un problema. Però con a fianco Thor, ragazzi, direi che possiamo stare abbastanza tranquilli. Ancora? Uè, uè, uè. Forse un po'. Beh, forse un po' troppo. Siamo a corto di tempo. Ti do una mano. Certo. Ti conviene darmi una manina, perché sennò qua ci sbrighiamo veramente dopo domani. Non è che possiamo stare tutto sto tempo a cincischiare in effetti. Ok. Uè. Si è arrabbiato. Il ciccio si è arrabbiato. Dai. Ouch. Mazza che botta. Ok. Via così, via così. Ok. Mi sono spostato appena in tempo. Mi stavo per cadere addosso. Eccoci qua. Il padre di tutti ha aspettato centinaia di inverni. Che vuoi che sia? È spassoso. Bene, tu resta qui. Dove vai? Signor sì. Che fa? Se ne va? Ok, vabbè. Nel frattempo raccoglierò dovrebbe questa roba. Occupato per un po'. Esamina l'altare di Surtur. Impegnatevi di più. Ok. Quindi pezzi da Jean. Dopodiché osso di bestia. Legname. Legname. Jean, gemma vitale. Altra gemma vitale. Perfetto, picchiata del falco ragazzi, evocazione runica. Attenzione. Al posto quindi dello stambecco furioso si potrebbe usare. Evoca dei falchi spettrali che ostacolano i nemici e si tuffano nel terreno. I falchi applicano lo stato della freccia runica in uso. Non mi sembra male ragazzi, direi di... Perché no?
equipaggiare questo attacco qua. Il tempo di ricarica è identico a quello dello stambecco, ragazzi, quindi va bene così. Dopodiché, ragazzi, guardiamo un attimino le abilità prima di andare avanti. Direi che acquisterò questo, quindi un potente attacco finale pesante che chiude una combo di attacchi leggeri. Quindi bisogna, ragazzi, fare 4 attacchi leggeri e 3 attacchi pesanti. Non so se me lo ricorderò, ma va bene lo stesso. Ok, attaccare nemici afflitti dallo stato sonico di Atreus genera riverberi maggiori applicando stordimento ai nemici vicini. Pure questo non è male perché comunque appunto coinvolge anche i nemici che sono più vicini. I colpi alla testa ripetuti infliggono danni aggiuntivi, compriamo anche questo. E questo pure, ragazzi, non è male. Le esplosioni soniche causate da Atreus applicano lo stato sonico ai nemici vicini, quindi coinvolge anche gli altri. Direi di sì, dai. Perfetto, allora. Per adesso direi che va bene così, quindi... meglio raggiungere l'altare. Andiamo avanti, quindi dobbiamo approfittare, resti di bestia, della sua assenza per... sbirciare cose principalmente, vediamo, Gemma vitale... Qua dentro cosa c'è? Dell'argent? Va benissimo, allora. Ecco l'altare. Dici che riusciamo a calarci fin lì? Beh, tu puoi volare. Vediamo un attimino, ragazzi, dove ci porta la maschera. Andando di qua, andando ancora più di qua, brilla ancora di più. Quindi mi sa che questa qua è la zona giusta, okay, ragazzi. È dove la maschera vuole condurci. Ma prima raggiungiamo l'altare. Troveremo l'altro pezzo non appena tornerà Thor. Ok, quindi non è lì che dobbiamo andare adesso, ma prima da un'altra parte. Ok, ragazzi, andiamo prima di qua e vediamo cosa scopriamo allora. Ehi, Ingrid. Ti fidi di Jay-Z? Voglio dire, io non posso fidarmi di loro, ma loro devono fidarsi di me. E per farlo devono credere che io mi fidi di loro. Già, quindi... già. Deve fingere il più possibile. Il problema è che se poi c'è qualcuno come Heimdall che è capace di leggere la mente, ragazzi, non so quanto possa essere utile effettivamente. Comunque, ecco qua. Immaginavo che ci sarebbero state delle rotture di scatole. Non potete andare, infastidire Thor. Ok, colpiamole prima con queste, ragazzi, perché se no, come sempre. Spuntano da dove devono spuntare, un po' dappertutto. Ci siamo? No, perché spuntano da qui, ragazzi, quindi conviene distruggere questa roba qua. Se no ci sbrighiamo fra 100 anni. Forza. Ok, a posto, anche questo risolto. Adesso possiamo sbirciare l'altare, ragazzi, ma apriamo prima questo fossierino. Cosa c'è all'interno? Pezzi d'argento. E sono molto curiosa, vediamo. Loki. No, lo sai, malgrado il tuo addestramento da guerriero, ti spaventi facilmente. What non mi hanno spaventato. Che cosa ci fai qui? Una ragazza non può decidere di visitare un altare. Tu certo sei qui può, per ma... la biglia di Surtur. Può darsi. Tu stai cercando altre biglie dei giganti. Sai di cosa si tratta qui? Tipo della storia della vita di uno del nostro popolo. E forse è anche un ripostiglio. No, direi che si tratta più di sfidare il destino. La questione è che cosa ci fai tu qui? Riscrivo la mia storia. Quello te lo ha dato Odino. Non è... beh, me l'ha dato, ma non è... perché? Non collaboro con lui. Non gli direi mai del Bosco di Ferro, se è questo che ti preoccupa. E non sono al suo servizio. È la profezia a dirlo, non io. Già. Io devo trovare una biglia. Ok, ragazzi, anche questo è inaspettatissimo. Mi puoi aiutare se vuoi. Va bene, ma sei sicura di voler violare le regole? Non c'è nessuna profezia su di te che raccogli le biglie. Il finale non è ancora stato scritto, giusto? Avanti, campione. (Ride)
Sono parecchio stupita, ragazzi. Non mi aspettavo di rivederla. Non qui. Un'altra biglia di Surtur. Ok. Però è senza anima. Quindi è ancora in circolazione. Tempo fa mi hai raccontato di come se ne andarono i giganti. Pensi mai a loro? Sempre. Sono lontani da qui. Lontani da Odino e Thor. Ma mi chiedo in che terre siano e quali mari abbiano attraversato. Perché? Voglio trovarli. Salverò mio padre e poi... poi li troverò. Inizia. Vediamo. Chi è? Non Surtur, poco ma sicuro. Guarda quanto ghiaccio. Sin Mara. Non credo di averla mai sentita. Ed ecco Surtur. Wow. Chissà che battaglia. Già, finché... finché? Hanno smesso. Oh, no, no, no. Guarda, hanno combattuto insieme. A quanto pare sono persino amici. Più di amici. Grandi amici. Ma stanno... Sì. Direi proprio di sì. Oh, beh. Buon per loro. Però sembra che il loro... amore li abbia fusi in una specie di creatura enorme. Ragnarok. E poi... Ragnarok annienta Asgard. Esatto. L'ho visto all'altare di Groa. Beh, è stato molto... interessante. Oh, ti ricordi il serpente con dentro l'anima? Come potrei dimenticarlo? Sì, me lo ricordo ancora. L'ho visto. Diventa sempre più grande. Ma... molto velocemente. Già, sentivo che sarebbe successo. Io starò qui, così il tuo amico non si accorge che gli è sfuggito un gigante. Ma certo. Però fa attenzione. Ti prego. Anche tu, Loki. Ok. Beh, lei ovviamente deve stare nascosta, ragazzi. Nessuno sa del Bosco di Ferro e nessuno deve venire a saperlo. Però veramente, ragazzi, altra sorpresa, perché rivederla non me l'aspettavo, perlomeno non così presto, ecco, non qui. Ehi, Ingrid. Perfetto. Ma Thor sarà morto? Pensavate morto. Di poter sconfiggere il dio del Ma infatti, di chi pensi di stare parlando, Atreus? Cioè, sta parlando del dio del tuono, come avrebbe potuto essere morto, cioè, in queste occasioni poi, tra l'altro. Anche no, fatto sta che abbiamo visto l'ennesimo racconto di questo ennesimo altare e adesso dobbiamo tornare indietro e far finta, insomma, di continuare a cercare il resto della maschera e vedere che altro riusciamo a scoprire, ragazzi. Wey, figurati. Lo ammetto, che spasso. Quando ho finito c'erano mucchi di cadaveri ovunque, mietuti come il grano, la lava era rossa di sangue. Trud sarà. Grande, mi dai una mano? Non ti serve il mio aiuto se hai superato tutte quelle sfide. O forse è stato tuo padre a superarlo. Ehi, perché ci metti tanto? Sta buono, amico, sta buono. Dammi un attimo, dai. Stai cercando di pizzicare il mio orgoglio? Mi saprei dire. Non ti immagini quanti così. Di questi cosi ho appena ucciso. Che trionfo. Se le dice, se le canta da solo, ragazzi. Hai ragione. A Trud piacerebbe tanto. Se la caverebbe meglio di te, quello è certo. Non ci facciamo pizzicare nell'orgoglio. Per favore. Ok, ce ne sono alcuni che già sono un po' più tostarelli, come giustamente qualcuno di voi mi faceva notare nei commenti sotto lo scorso video, lo scorso episodio. Però ragazzi, piano piano si riesce a fare tutto. Aia, tua sorella. Ui, questo è di livello 5, anche questo. Facciamo attenzione, ragazzi. Aia. Thor! Ok. Prima. Mi sembrava che te la stessi cavando. Grazie, amico. E ti ringrazio. Quindi, ho anche sprecato il mio attacco runico. Quella porta. Ah, sì. Dovevo pur far qualcosa mentre combattevi. Beh, tu ricontrolla. Ricontrolla, okay. Certo. Al cancello, come dicevo. Al cancello. Tocca a te.
impressionante, non trovi? Vera roba da Dio. Tu sei? Sì, sì. Sì, cazzo. Eppure io. Wow, bellissimo ragazzi, come pieno di sé, wow. Vabbè, tipico solitamente degli dei, eh. Ok, equipaggiamoci con la maschera, vediamo dove dobbiamo andare, qui. Di qua. Questo è il punto. Beh, dov'è? Nella sarà lava. Sarà sotto la lava. Oh. Ehi. Oh, fermo un po'. Eccolo, eccolo. No! Oh, cavolo, cavolo. Prendila! No. Cavolo! Un piccolo consiglio. Immergere la mano nella lava non è piacevole. Grazie, caro. Bene, così va meglio. Non lo avevo immaginato. Ottimo. Andiamocene di qui. Ok. Ah, Loki, non provare a fregarmi di nuovo. Fregarti? Sei un bravo ragazzo. Sei sempre un gigante. Gioirei anche nell'uccidere te. Molto bene. Mi fa molto piacere saperlo. Che cosa hai fatto? Loki. Che c'è? Che il c'è? Raggio è più luminoso. Sì. Vedi, ci sei riuscito. Guarda, una di queste frasi è completa ora. E si legge tutta. Non riesci a tradurla? Non ancora. Sai, ho una mia teoria. Credo che trovando il resto della maschera potremmo usarla per guardare qui dentro. Senza è magari probabile. Tardare un occhio, o peggio. Hai visto? Siamo un'ottima squadra. Non è vero? Non è vero che siamo una fantastica squadra? Proprio come te, Baldur. Avete fatto i bravi voi due? Mm-hmm. Thor è stato grande. Ho imparato molto da lui. Hai imparato qualcosa da lui? Dici davvero? Va bene. Cosa hai insegnato al ragazzo? Niente. Cosa potrei mai insegnargli? Esatto. Ah, ecco quello dove era andato a finire. In realtà io lo sapevo già. Ci hai ripensato? Non so perché sono venuto ad Asgard, ma ora mi rendo conto che non era per spiarti. Sappi che ti puoi fidare di me. E per aiutarti a portare questo a termine, devo potermi fidare di te. La fiducia si guadagna, ho capito. Prendila. Prova a capire il resto. Se rimarrai, ovviamente. Mi devi dire cosa stai cercando là dentro. Tu pensa a tradurre. E io ti dirò tutto quanto. Poi mi dirai tutto quanto. Puoi fidarti di me. Non so, ragazzi, non so. Torna alla stanza di Atreus. Abbiamo trovato un altro pezzo della maschera. Questo ha fatto sì che questo spiraglio appunto si allargasse. Probabilmente la maschera serve appunto, come ha detto Odino, a guardare dentro senza correre rischi. Però Atreus cerca di ingraziarselo, diciamo così. Ma io non so se fidarmi di lui fino in fondo. Cioè, sappiamo troppe cose negative su di lui. Continua a dirgli: sì, vabbè, una volta che avrei tradotto tutto quanto ti dirò. Ho capito, ma mi direi poi. Nel frattempo, chissà ragazzi. Allora, intanto raccogliamo la roba che sbrilluccica qua intorno. Pezzi d'argent. Dopodiché, che altro c'è? Un mega forziere che ci aspetta. Qua dentro c'è ciccia buona, ragazzi. Vediamo un po' cos'è. Capacità runica. Una pietra di luna scintillante piena di potere runico. Ok, è un accessorio. Non è male l'effetto che ha questo accessorio, ragazzi, perché dice: usare un'evocazione runica riempie istantaneamente tutte le frecce runiche e le potenzia per un breve periodo di tempo. Non è male, se devo essere sincera. Direi che posso metterla al posto di questa ricarica runica, ragazzi. Ok, perché può essere particolarmente utile, cioè comunque ripristina tutte le frecce istantaneamente quando si usa ovviamente un'evocazione runica, però è interessante come abilità. Chissà se l'ha portato Tyr. Quale? Non so a cosa si stia riferendo, ma vabbè ragazzi, allora. Mi sembra che abbiamo raccolto tutto quello che potevamo raccogliere, quindi diciamo ciao ciao al padre di tutti e dirigiamoci nuovamente verso la nostra stanza. Nel frattempo io continuo a chiedermi, Kratos e gli altri, cosa staranno facendo, cosa staranno pensando? Chi lo sa? Andiamo.
Qui c'è dell'altra robetta interessante che magari possiamo prendere intanto che nessuno guarda. Pezzi d'argent, forzierino. Altri pezzi d'argent, tanti pezzi d'argent, e qui sarà altro argent, ovviamente, sì. Benissimo, andiamo ragazzi. Vediamo un po'. La nostra stanza è di qua, esatto. Ehi, sei tornato! Ciao Trud, guarda, mi fermerei volentieri a parlare, ma sono un po' stanchino, se devo essere sincero. Quindi me ne vado in camera. È stata una giornata strana. Decisamente, esatto. Sono d'accordo. L'armadio non lo aprirò, direi che possiamo metterci a dormire, ragazzi. Anche se fuori c'è ancora il sole. In ogni caso riposiamoci e vediamo che succede. Bellissima sta transizione, ragazzi. Stupenda. Buongiorno, fratello. Niente notizie, mi dispiace. Ho un piano. Davvero? Le norme. Le hai trovate una volta. Potresti ritrovarle? Ci potrei provare, ma non so come sono questo... Sono le parche di queste terre, non è così? Mm-hmm. Potrei sapere cosa sanno. Le troverai poco collaborative. Basta che riesca a trovarle. Dove le cerchiamo? A Midgard. Ma sia okay. Atreus sia ad Asgard, non riusciremo a liberarlo senza esercito. Noi dovremo crearne uno. Già, niente come una guerra disastrosa può migliorare la situazione. Il ragazzo se la sa cavare, magari se gli deste un po' più di tempo. Tu non sei affatto esente da colpe. Hai incoraggiato la sua avventatezza, la sua confusione. Io non voglio la guerra. Ma se Odino ha preso mio figlio, non ci sono limiti a ciò che farei per lui. La tua natura è sempre stata chiara, Kratos. Ma per te, Freya, la guerra sarebbe una priorità. Non è la Freya che conosco. Spero che le norne possano darvi un consiglio. I miei di consigli non sono più utili qui. Tyr, fermati. Non è il momento di dividersi ulteriormente. Vieni, siediti. Ti prego. Non hai detto niente. Francamente sono sorpreso che proprio tu voglia conoscere il destino. Ma... il tuo istinto non ci ha mai deluso finora. Cerchiamo le norne. Sì. Sì. Che bello. La parola del fato, ragazzi. Nuova missione principale. E così ci riportano a Kratos, dopo che ovviamente ci hanno fatto vivere questa prima parte ad Asgard con Atreus e tutta la combriccola, diciamo. Adoro, ragazzi, il fatto che Kratos continui ad essere del parere di non volere la guerra, cioè di essersi stufato fondamentalmente della guerra, ma dice: se questo tizio si è pigliato mio figlio, io sono disposto a fare di tutto
per proteggerlo, per salvarlo, cioè quello che farebbe qualunque padre degno di questo nome, ragazzi, e che lo dica Kratos, cioè wow, io boh. Quindi adesso gli è venuto in mente di andare a cercare queste norne, che sarebbero appunto, ragazzi, le parche di questi regni, quindi quelle che sanno fondamentalmente passato, presente, futuro, quindi magari possono darci una risposta. Speravo solo di aiutare il ragazzo a trovare risposte e ho fallito. Ora qual è il mio ruolo? Tyr, tu sei il fulcro di tutto. Lo sei sempre stato. È innanzitutto per questo che Odino ti ha imprigionato. Lo terrorizzi. È vero. Ne dubito molto. È la verità. E non perché solo se no l'avrebbe imprigionato. Nessuno ha mai tenuto uniti i regni come hai fatto tu. Non sono più quella persona. So che ora ti senti così. Anch'io mi sono smarrita. Più di una volta. Ma credimi, se vai oltre trovi sempre qualcosa. Cioè cosa? Uno scopo. Lo scopo è la strada che conduce a te stesso. Quindi vorresti che accettassi il mio destino? Che guidassi l'esercito per la tua vendetta? Se la nostra giustizia non è il tuo scopo, trovane un altro. È per il tuo bene. Wow. Ma Sindri come sta? Eccolo. C'è uno slot vuoto per gli accessori del tuo compagno. Seleziona il tuo compagno in meno armatura. Beh, adesso vediamo, ragazzi. Intanto, poverino, c'ha una fascia intorno alla testa, ragazzi. Allora, guardiamo un attimino cosa possiamo fare, se possiamo migliorare qualcosa, ragazzi, perché comunque di punti da usare ne abbiamo. Allora, per quanto riguarda Leviatano, ragazzi, possiamo potenziare appunto il pomolo dello scalpellino, che ci aumenterebbe di 5 la forza e di 3 la difesa. Poca roba, ma comunque abbiamo tutti gli accessori necessari, gli oggetti necessari e l'argento necessario per migliorarlo. Quindi bene così. Per quanto riguarda la lama del caos, ragazzi, non abbiamo più pietra legno, quindi non possiamo far nulla. Per quanto riguarda invece, ragazzi, il nostro scudo, possiamo potenziarlo, ci aumenterebbe di 3 la difesa e di 4 la ricarica, quindi direi assolutamente di sì. Perfetto. Per quanto riguarda tutta l'armatura, ragazzi, purtroppo non abbiamo gli oggetti necessari per migliorare nulla attualmente. Stavo notando adesso, ragazzi, che abbiamo dei manufatti da poter vendere. L'unica cosa tanto che ci possiamo fare, quindi direi di vendere tutti gli artefatti. Ecco qua. Abbiamo la possibilità di fabbricare uno di questi incantesimi. E questo qua mi interessa particolarmente perché il suo bonus è quello di aumentare i danni da mischia di Kratos quando la sua salute è inferiore al 50%, ovviamente in base alla sua vitalità. Però visto che costa soltanto 1000 pezzi d'argento, io direi di comprarlo, cioè di fabbricarlo perlomeno. Può essere incastonato nell'amuleto di Yggdrasil. Perfetto. Vedete, ragazzi, attualmente abbiamo appunto un castone vuoto in cui poter appunto inserire a questo punto questa essenza di Helheim. Perfetto. Ok, ragazzi, allora direi che abbiamo fatto abbastanza per quanto riguarda i miglioramenti. C'è Brock che sta riparando un pochettino i danni che ha causato Atreus. Diciamo che adesso possiamo, ragazzi, finalmente dirigerci a Midgard. Aspetta! Ho qualcosa per te. Davvero? Sindri! Arrivo! Prima che tu vada a bighellonare di buon'ora, pensavo volessi indietro questo. Oh... grazie. Beh, modera il tuo entusiasmo sfrenato. Ma come non c'è solito. Di che. Ho raccolto ciò che ci serve per trovare le norne. Andiamo? Ok. Quindi abbiamo ripreso, ragazzi, lo scudo del guardiano. Madame Nitog, dov'è andata? Nitog? Temo che dovremo affrontare delle conseguenze. Ok, quindi ci accompagnerà Freya, ragazzi. Pensavo saremmo andati da soli, in effetti, ma chi sta cercando lo scoiattolino? Scoiattolo. Ah, Mastro Kratos, le mie scuse. La scomparsa di Madame Nitog pesa su ogni mio pensiero. È una tua amica? Più che un'amica, è un'inquilina di vecchia data dell'albero. Era già qui quando arrivai, tanto tempo fa. Mm-hmm. Il pensiero che qualcosa la tenga lontana dai cuccioli. Terribile, è terribile. Ok, suppongo che sia una specie forse di missione secondaria. Se mai dovessimo trovarla, non lo so, vabbè, in ogni caso possiamo andare a Midgard, ragazzi, finalmente. Andiamo, ragazzi.
Atreus non sarà ancora a Midgard. Ci sono appena stata, nessuna traccia. Ok. Se Odino l'ha invitato, deve avergli fornito... No, non è l'unica spiegazione. Dimmi dove troveremo queste norne. Ho scoperto alcuni dei loro fili vicino al lago ghiacciato. Ne ho tenuto uno per gli incantesimi, ma potremmo usarlo per intracciarle. Però ricorda, non vogliono essere trovate. Beh, tanto per cambiare sarà difficile. Tanto per cambiare, infatti. Ma noi le troveremo, ragazzi, perché abbiamo bisogno di trovare le nostre risposte. Prendiamo la tua slitta e andiamo al lago. Ok. Trova i lupi al canile. Midgard. Quanto mi mancavano le folate gelide e gli attacchi dei banditi. Credono che Kratos sia il responsabile del Fimbulwinter e che ucciderlo gli porrà fine. Ah, chi gli ha messo in testa un'idea bene. Tanto folle? Io, ovviamente. Ah. Ma certo. Grazie, cara. Veramente commovente. Prendiamo i cani, i lupi. Cuccia! È un'amica. Ora. Okay. Spero che lo capiscano. Ma sì, di sicuro lo capiranno, figurati. Quando i lupi sentiranno l'odore delle norne, ci basterà seguirli. Io aprirò Perfetto. Il cancello. Ok. Quindi ci affidiamo al loro infallibile fiuto, giusto? Basta guaire. Hanno il pelo arruffato. Non li spazzoli mai. Sono lupi. Il pelo arruffato porta malattie. Bada a loro e loro baderanno a te. Oh, ma Kratos ti pare il tipo che si mette lì con la spazzolina? Dai. E chiedere un po' troppo. Benissimo, andiamo. Non vedo l'ora, allora. Fratello, esattamente cosa vuoi chiedere alle norne? Come trovare mio figlio. E basta. Non credi sia il caso di chiarire tutta la faccenda della profezia? E di avere un altro parere sulla tua presunta dipartita? Non mi avevi detto della tua profezia di morte. Quando Atreus e io giungemmo a Jotunheim, trovammo un affresco nascosto. I giganti, Fey stessa, avevano predetto il nostro viaggio, i nostri incontri, le nostre lotte. Tutto. Tutto quello che è successo. Ma non sei morto. Quell'immagine ancora rappresentava no. Il futuro. Certo. Non credevo che la morte ti intimorisse. Ma non è questo il problema. No. La morte prima dovrà meritarmi. Allora forse non è il futuro a preoccuparti. Fey ti ha mandato in viaggio affinché ti imbattessi nell'immagine che hai visto alla fine. E non sai ancora il perché. Già. Vorrei smettere di parlarne. È vero. Kratos già lo sapeva, però Atreus non lo sapeva. L'ha scoperto dopo. Purtroppo. Andiamo. I lupi ci guideranno, quindi di regola dritti alle norne, ragazzi. Anche se loro non vogliono essere trovate. Quindi non sarà così semplice, ovviamente. Ma è questo che renderà il tutto ancora più bello e avvincente. Di sicuro. Wow, 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 wow. Sono contenta che Freya sia con noi, ragazzi. Mi fa molto piacere che alla fine abbiano trovato un loro equilibrio e che si siano alleati. È stato molto bello. Andiamo, andiamo. Vediamo un po' che luogo raggiungiamo. Sono molto curiosa. È incredibile che queste norne, comunque, che sono così famose, stiano proprio a Midgard. Cioè, mi aspettavo di andare in un altro regno, sinceramente. Lago Ora dei che Nove. Siamo al lago, come le troviamo, le norme? Guarda bene i lupi. La loro testa indica la via, vedi? Ok, abbaiono in maniera sempre più concitata man mano che ci avviciniamo alla fonte. Quindi devo seguire la testa dei lupi, praticamente, ragazzi. Il lago dei Nove ha visto giorni migliori. I banditi hanno fatto come a casa loro. Non tornavo da queste parti dalla grande battaglia con Sigrun. Anche lei elogia quel combattimento. Come lo sai? Mi ha detto tutto quando mi ha trovata. Ha capito di potersi alleare con te molto prima di me. La regina delle Valchirie, nostra alleata. Sono io la regina delle Valchirie, come Sigrun si ostinava a ricordarmi. Giusto,
potevo immaginare una andando nella direzione giusta, ragazzi. Dietro al tuo recupero. È così leale, saggia, intelligente, alta. Non serve una dea dell'amore per capire cosa provi. Ok, dovremmo esserci di regola, no? L'obiettivo è qua. Silenzio. Ci stiamo avvicinando, ragazzi, ok. Spero solo che le norne siano al chiuso e al caldo. Posso dire che no, non mi mancava Midgard nel Fimbulwinter. Beh. Proprio no. Lo vedremo presto. Vediamo, vediamo. Tomba del re. Interessante, ci avrei scommesso. Prot, come sempre c'è Prot. Attenzione. Aia, tu sorella. Aia, pure a tu sorella. Aia. Nemici a sinistra. Minchia, raga. Mi sto facendo picchiare malissimo. Uè. E sì. Aia. Ok, vai. Uè, spiaccichiamoli, ragazzi. Beh, ci aiutiamo con lui. Ecco, fatto. Ed uno è andato. Grazie, caro. A sinistra, in arrivo. Sì, mannaggia. Fuoco in arrivo. Porca paletta, regà. Oh. Mi stanno facendo nera. Aia. A destra. Meglio starci attenti, ragazzi, perché situazione è diventata un pochettino spinosa, in effetti, eh. Vengo a prendere l'ultimo. E l'ultimo, sì. E arrivo. Ecco fatto. A posto. Oh, what the fuck? Mamma mia. È rinata sotto forma di ghiacciolo. La strada è bloccata dalla magia. Qui c'è qualcosa che emana potere. Arrivo, aspetta un attimo che raccolgo questa. Posso suggerire la sinistra lapide rotta? Sì, guardiamola. L'elsa di una spada. Fratello, conosco quell'elsa. Sii prudente. Sai bene che le armi possono nascondere degli spettri. Oh. What the fuck? Se non ci aiuta a trovare le norne, può aspettare. Mimir ci ha avvertito una volta che l'Elsa conteneva un grande potere. Forse c'è un modo per ripristinarlo. Vedremo. Fatto sta che è soltanto l'Elsa della spada. Quindi presa così, appunto, è completamente inutile. Andiamo avanti. Intanto apriamo questo possiere. Qui avverto una traccia delle illusioni. Prova a disperderla. Ok, lascio fare a te, che te ne intendi. Acciaio nanico, pezzi d'argento, vai. Opnas. Wow. Ah, mappede, però aspetta, cosa c'è di qua? Passaggio mistico, ok. Temo è stato aggiunto alla mappa. Vediamo quindi cos'altro riescono a trovare i lupi. Infatti tipico qui dispetto non c'è nornano. Niente. Sanno che le cerchiamo. L'avevo detto che sarebbe stata dura. Ok. E che c'entra l'elsa? Sembrava di un re strano con tutto questo. Diversivo, coincidenza, chissà. Qualcuno direbbe che trovarla era il nostro destino. Vabbè, magari sì, fatto sta che non sono qui le norne, le birbantelle che giustamente non si vogliono far trovare, quindi mettono delle piste false. I lupi stanno seguendo il cuore, vediamo. Il filo del destino che seguiamo. Non è la vita di qualcuno, se intendi questo. Le norne lo usano per segnare la via quando escono dal puzzo. Fermo un secondo, credo ci sarà della violenza. Tanto per cambiare. Date pane di droga, dobbiamo eliminare tutti questi bastardi non morti. Oh, questa l'ho sentita, fratello. Questo non me l'aspettavo. Aia, non mi aspettavo. Porca miseria, di trovare un mini boss. Attenzione, raga, sono quasi morta. Recuperiamone ancora un po'. Ah! Questa è, raga, la vedo proprio male. Fratello!
Dio mio, come faccio a rialzarmi? Vabbè, credo che questa la dovremmo saltare, ragazzi. Io sinceramente avevo visto il forziere e mi sono avvicinata per quello. Però mi sa che non è il caso di affrontare adesso questa sfida. Quindi riprendiamo il nostro cammino e vediamo se riusciamo a trovare ste norne. No, il pozzo di Urd, la loro casa, è difficile spiegarlo. Non è in un luogo fisso, gli ingressi variano. Oh, ok. Un luogo sotto la loro completa influenza, dove l'intangibile diventa tangibile. È come vagare nella propria mente. Ma se entriamo insieme, vaghiamo tutti nelle nostre menti. Non mi piace molto l'idea. Mi riso. Hai mai incontrato queste norme? Non di persona. Freya ha ragione, vogliono scoraggiare i visitatori. Odino ci ha provato a lungo, ma non ne ha mai parlato. O si è arreso o ha visto cose che vuole dimenticare. Ok. Freya, direzione dovrebbe essere questa. Cosa hai provato l'ultima volta che hai cercato le norme? Onestamente i dettagli sono vaghi, come se avessi sognato. Per lo più ricordo che non potei cambiare le sorti di mio figlio. I lupi conducono qui. Vediamo. Sento qualcosa in questa direzione. Spiega, cosa senti? Un'altra illusione. Proviene da queste rocce. Le norne nascondono qualcosa. Ok, già è successo la prima volta, sta succedendo di nuovo, vediamo. Opna. Neanche qua c'è niente. Niente, un'altra delusione. Per la miseria. Niente, dobbiamo tornare dai lupi, ragazzi, e continuare a inseguire. Una trappola. Oh, un bel bestione. Nemico, dietro di te. Oddio. Vai. Aggressive. La miglior difesa è l'attacco, ragazzi. Uè. Livello 4. Oh. Continua ad andare giù di prot, Freya. Ai. Oh. Minchia, che m'ha incastrato contro le rocce. Il maledetto. Vai. Ecco qua. A posto. E uno è andato. Voi stavate qui a godervi lo spettacolo? Bandito a sinistra. Sì. Uè. A posto? Non è finita, ragazzi. Chi manca? Ah, è qua dietro. Il genio. Si era un po' nascosto, forse. Ecco. Credo siano finiti. Questa ricerca sarà sempre più pericolosa. E allora proseguiamo. Andrà sempre peggio. Torniamo dai lupi? Torniamo dai lupi, quindi. Passaggio mistico è stato aggiunto alla mappa. Più si esplora, ragazzi, ovviamente più si sbloccano passaggi mistici. Saliamo qua, vediamo un po'. Prima le donne, giustamente. Kratos è un galantuomo. Non sento nulla. Non c'entra niente con le norne. È a prescindere qualcosa di interessante. Beh, visto che ci siamo, tanto cos'è, vale controllare. Posto? Oh. Ho ampliato l'inventario. Ciao, Sindri. Dall'ultima volta. Vabbè, questa è una nuova area, ragazzi. Allora, io direi che ho per oggi purtroppo finito il tempo a mia disposizione per registrare, ragazzi. Però il tutto si fa sempre comunque più interessante, perché ci hanno riportato di nuovo da Kratos e gli altri. A Kratos è venuta quindi questa fantastica idea di andare a consultare le norne, che sono appunto le parche di questo regno. Però non è facile trovarle, ovviamente. Quindi dalla prossima volta, ragazzi, dovremo vedere di riuscire a trovarle, sempre se ci riusciremo, perché a questo punto mi chiedo se sarà possibile, perché hanno riempito il cammino di illusioni e di false piste, e quindi chissà, ragazzi. In ogni caso, sempre più interessante. Come sempre, ragazzi, aspetto un vostro parere qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!